Ciao a tutti, io sono Benedetta e in questo video non vi parlo di cucina, ma vi voglio raccontare una storia. Scientifico che adesso c'è e fa schifo e io partirò in modo. Io voglio la prima. No, non è rotta. Che inagibile. È rotta. È passato il terremoto, quindi è inagibile. La scuola nostra è rotta. Nella prossima scuola è un tendone della protezione civile. Perché ci andiamo il pomeriggio. Quella là è contagibile, secondo, c'è una crepa là. Senza scale. Uno schermo che ci posso tipo disegnare col dito. E di legno. Perché così non crolla. Un'aula solo per le femmine e un'aula solo per maschi. Ciao, io sono Deborah, sono un'educatrice, sono mamma di un bambino di 8 anni. Io sono Sara, sono mamma di 3 bambini. Tutte e 3 le scuole del nostro paese, sia la primaria che la secondaria che la scuola dell'infanzia, sono state fortemente danneggiate, per cui rese inagibili. Chiediamo quindi un aiuto a voi per la realizzazione di questo nuovo polo scolastico per i nostri ragazzi, per non mandarli a scuola nei container. Delle strutture sicure e soprattutto farli frequentare la scuola nei classici orari scolastici, cioè dalla mattina all'ora di pranzo. Un piccolissimo gesto per noi sarebbe comunque tantissimo. Quello che avete visto in questo video è successo qui, a pochi chilometri da casa mia, nelle Marche, su quelle montagne che si vedono dietro. Quando Sara e Deborah mi hanno contattato e mi hanno raccontato la loro storia, sono rimasta molto colpita. Mi hanno spiegato che Sarnano, pur essendo un piccolo paese, è fatto di tantissime coppie giovani e ci sono tantissimi bambini. E la scuola è il cuore del paese. Ho deciso di supportare il loro progetto facendolo conoscere sui miei social, perché ho pensato che è un progetto piccolo e realizzabile, dove anche pochissimo può fare la differenza. Quindi se volete anche voi partecipare alla realizzazione di questo bellissimo progetto, basta pochissimo, anche una semplice condivisione. Se volete fare di più, trovate tutte le informazioni nei link che vi metto. Intanto io vi ringrazio, vi saluto e mi metto a disposizione per tenervi costantemente aggiornati su come stanno procedendo i lavori. A presto!